Vai. Via. Adesso non si può più ridere. Stai giocando a paddle? Paddle. Oh, fra! Oh, fra! Sei una brutta persona. Ah, ah. Diamo via il televoto? La moca! No! Qualcuno è stato eliminato? Ciao, sono Fedez. Non è vero, sono io, sono Lillo, sì, lo so che da dietro sembro Fedez. Vabbè, siamo qui per Generazione LOL, si affronteranno dei comici bravissimi su TikTok e poi che altro dire? Diciamo niente, vediamolo direttamente, quindi Generazione LOL. Vediamo chi entra per primo. Oh, Jaime, conosciuta come signorina Kerbal. Lei è fantastica, è molto carina, molto ironica, però ha la risata facile. Ricordatevi, Jaime, Jaime, Jaime! Sto male. Questa game room è una figata, c'è colori, c'è tutto, persino un bagno. Spero di restarci il più possibile. Ginnasio, un essere canterino, passa la sua vita cantando, si esprime solo tramite canzoni. Sono molto soddisfatto perché la mia maglietta si abbina benissimo alla game room. Grazie mamma. Lui è Lello. Lui è Lello. È l'uculello, quindi. Vedi, Ginnasio parla anche, pensavo cantasse solamente. Secondo te chi è il prossimo? Il prossimo è... Valentina Barbieri, imitatrice digitale, così si definisce. Volete farvi una foto? No, grazie. Io sono un po' timido in realtà. Fa delle imitazioni pazzesche. Io rido di me stessa. Per non farlo, mi calo in qualcun altro. Ciao guys, sono Chiara Ferragni e benvenuti a Generazione LOL. Un bacio. Chiro Ebra, eccolo, vestito da mamma di Chiro Ebra. No, ragazzi, cioè, mi hanno messo Chiro, cioè io Chiro, ci conosciamo da tipo un anno. Un anno. E vi giuro, ho paura seriamente di Chiro. Fai vedere come muove queste cinta! Cioè, neanche iniziato già twercano. Chi è? No, vabbè, Lillo. Oh, Gabriele. Mi chiedevo se mi potessi fare un autografo così. Ma che scherzi, io pure ti seguo tantissimo. Con simpatia, Lillo, facciamo così. Sì, se mi metti sia come artista che... No, come... ma vabbè, è scontato, cioè, va da sì. Ma tanto io sto qua, conduco con te, no? No, lo sapevi, no? Me ne avevano accennato. Sì. Senti, ma sta maglietta... È carina, no? Uno mi diceva prima, questa è la maglietta di chi non fa l'amore. E non lo farà mai. Ah, dici? Cambiala che è meglio. Vado a cambiare così poi iniziamo. Eccola, Silly Sissy in the Sky, ovvero Silvia Buratto. Rido letteralmente per tutto, anche adesso. Lei è quella che meglio racconta su TikTok i momenti imbarazzanti della nostra vita, che sono tantissimi. Non ho capito perché vestita da pescatrice. Non lo so neanch'io. Raffaele Buffoni, molto divertente, ha una faccina da bravo ragazzo, devo dire. Vedi, sembra uno di cui ti puoi fidare, in realtà potrebbe essere molto pericoloso. Fin tanto che non sento la sirena, posso ridere, meno male. No, ma è bellissimo questo posto, mi sento già a casa. Permesso. No, vabbè, 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 vabbè. Questa è un'entrata da LOL. Daniele Cabras spesso illustra queste situazioni familiari in cui tutti ci possiamo rispecchiare. Lui racconta la famiglia come nessun altro. Veramente forte. Allora lo puoi salutare? Non riesco a non guardare il tuo pelo. Ma di chi è la casa soprattutto? Per il mio ingresso a Generazione LOL ho deciso di mettermi completamente a nudo. Hai un culo bellissimo! Grazie. Hai visto Roby? Lei apprezza. Vabbè, posso anche uscire adesso. Beh, io credo che in Generazione LOL ci voglia sia una tattica, sia furbizia, ma soprattutto tanto culo. Sono sempre io, Lillo. Molto meglio, molto meglio. Meglio. La camicetta normale. Che poi io, cioè, adesso che abbiamo parlato, sì. Siamo entrati in confidenza, avevo pensato pure a sto nomignolo con cui tu potresti chiamarmi, tipo Posa Boy. Io ho qualche posa mia, le tue le imito perfettamente. Vabbè, quello... Però ho elaborato qualcosa di ma mio. Tipo. E questa qua era carina. No. Bella. Fammene vedere un'altra, dai. No, ma è la stessa di prima, una diversa. Facciamo così, adesso entra dentro e spiega le regole. Che mi sono preparato. Dai, che sono... Cominciamo, te carico. Il mio posaman, e io sono il tuo... Posaboy, non lo so se sarai Posaboy. Cioè... Grazie, Lea, per questa opportunità, grazie. Non lo so se te l'ho data ancora, però vediamo. Grazie dai, mille, vai, sono il tuo Posaboy. Vado. Sì. Voilà. Ciao,
ragazzi e benvenuti a tutti nella game room di Generazione LOL. La regola è una: non ridere. Nella control room faremo attenzione a tutto e non appena qualcuno di voi ride, a questo punto il gioco è sospeso e voi potrete anche ridere. Ammicca, no! Io arriverò qui ed estrarrò il cartellino rosso. Eliminazione diretta. Quando invece sentirete questo suono, il gioco ripartirà e voi non potrete più ridere. Gabriele! No, scusate, mi senti? Sì, è andata bene, no? No, dove diciamo, sta? Vabbè, dai, così è così, ti manca per una cosa importante. Aspetta, vieni, non, avvicina, non, invader, non verso ti il water. La voce esce proprio da dentro. Adesso ti sento meglio. Ti sei dimenticato una cosa importantissima. No. Ti viene in mente niente? Sì, mo sì. Aspetta, faccio seria, eh. Torniamo qua perché ho sbagliato un concettino, ma è l'emozione della prima volta. Chi vince Generazione LOL diventerà il nuovo volto comedy dei social di Prime Video. E chi ride è fuori. Buon gioco. Buona Generazione LOL. Beh. Io direi di sfogarci un attimo. Va bene. Oh, è andata bene, eh? Non ti sentivo dal vader, però poi me la sono cavata bene. Con ma è ammiccato. Tipo i conduttori. Hai fatto le facce, hai fatto. Fanno così. No, non la fanno. No, non la devi. Era carina. Vabbè, diciamo che può andare. Dobbiamo far partire il gioco, eh? Vai. No, Fe. Che fa? Fai te? Prendi iniziative. Scusa, questa è una cosa importante. L'inizio fammelo fare a me, no? Il prossimo inizio. Fresco, vado, eh? Vai. Via. Non si può più ride. Momento esibizione. Un caffè, per favore. Nespresso. Avete mai visto due maranza litigare?